devono essere né troppo giovani né troppo mature per ottenere l'olio extravergine migliore. Nella raccolta a mano si mettono delle reti a terra per raccogliere le olive. Le olive vengono portate al frantoio nello stesso giorno, proprio appena raccolte. Per dividere le foglie dalle olive si usa un potente aspiratore. Le foglie sono più leggere delle olive e quindi vengono aspirate via. Un potente aspiratore separa le olive dalle foglie e dai rametti. E poi il nastro trasportatore porta le olive a farsi un bagno. Le olive vengono sciacquate di nuovo per benino con acqua corrente, per essere sicuri che siano tutte pulite. E poi vanno al frangitore. Il frangitore serve a macinare le olive con tutto il nocciolo per farne uscire l'olio extravergine d'oliva. È proprio come fare una spremuta, solo un po' più difficile. Quindi, per prima cosa, maciniamo le olive. Le maciniamo con tutto il nocciolo fino a farne una pasta. L'olio è ben nascosto nell'oliva, quindi dobbiamo fare una cosa che si chiama gramolazione. Mettiamo la pasta di olive in questa vascona e rimescoliamo il tutto perché nella pasta le goccioline di olio sono minuscole. E poi sono tutte mischiate. E sarebbe davvero difficile separarle ad una dall'acqua e dai frammenti di oliva. Le goccioline di olio, quando si incontrano, si uniscono tra loro, formando gocce sempre più grandi e facili da separare. Arriviamo alla parte importante, la centrifuga, dove finalmente tiriamo fuori l'olio extravergine d'oliva. Girando velocissima, la centrifuga riesce a dividere l'acqua da una parte e la salsa, che è la pasta di prima senza acqua né olio, dall'altra. E finalmente, ecco l'olio extravergine d'oliva. Se le olive spremute erano verdi, hanno prodotto meno olio, ma pungente e più forte e profumato. Se erano più scure, quindi più mature, l'olio prodotto è di più e ha un gusto più dolce ed equilibrato.